Domani partita complessa, partita difficile perché come noi anche loro vorranno passare il turno, ma appunto per questo è una partita stimolante perché c'è una posta in palio importante, una posta che vogliamo a tutti i costi provare a prendercela come l'accesso alle semifinali, quindi per questo è una partita che si motiva da sola, una partita stimolante sotto questo punto di vista. Cercheremo ovviamente di andare in campo e dare il massimo per la competizione, soprattutto poi anche per i tifosi che ci stanno sempre vicini. Come le altre partite, cercheremo di essere, diciamo, di fare una specie, diciamo, di rotazione in modo da dare spazio un po' a tutti, ma consapevoli del fatto che chiunque scenderà in campo darà il 101% perché è un qualcosa di storico che proviamo a conquistare. Oltre ad essere già ai quarti, sarebbe ancora più storico già approdare alle semifinali. Fermo restando che poi dobbiamo anche dare un occhio al futuro, prossimo futuro, quindi dovremo anche centellinare un po' le forze per i prossimi 5 impegni che avremo ravvicinati. Siamo contentissimi della prestazione di sabato. Ci aspettavamo un risultato positivo, diciamo, perché abbiamo messo grinta, carattere e tanta voglia per portare a casa i 3 punti. Non importava tanto chi segnasse, chi andasse in rete, ma importava tantissimo soprattutto la prestazione di tutta la squadra. Infatti abbiamo affrontato una gara nel migliore dei modi, subito aggressivi per tutta la partita. Ognuno ha fatto il proprio dovere, cioè ognuno ha messo quel pizzico in più che serviva per portare a casa i 3 punti. E quindi questa cosa è fondamentale, sì, è una cosa bellissima perché unisce tanti elementi della tutta la squadra questa cosa e fa sì che le partite si possano anche migliorare su questo aspetto, sull'aspetto della grinta, del carattere che c'è in una famiglia, in un gruppo, in una squadra. Questa cosa è importantissima. Ne siamo grati e siamo contentissimi del risultato che è avvenuto a Forio.